oggi ho deciso di rispondere a un tag, le 13 domande a caso. Allora, la prima domanda mi chiede, che cosa ordini da Starbucks? Allora, voglio dirvi che io amo Starbucks. Ogni volta che vado all'estero mi informo per sapere se vicino all'hotel ci sarà uno Starbucks, se vicino al posto che io dovrò andare a visitare c'è uno Starbucks, perché io amo alla follia Starbucks. Non faccio mai colazione in albergo perché voglio andare a fare colazione nello Starbucks e in qualunque periodo dell'anno, sia estate, autunno, primavera, inverno, in qualunque periodo dell'anno, a qualunque ora, io quando vedo uno Starbucks mi viene voglia di bere l'hot chocolate whipped cream, cioè la cioccolata calda con la panna montata. Ed è un beverone alto così, perché prendo il bicchiere, quello più grande, e io lo stra adoro. Poi la domanda 2. Qual è la cosa nell'armadio che non manca mai? Direi tutto, perché ho di tutto e di più, ma la cosa in assoluto che io amo di più del vestiario, diciamo che sono i cappottini. Io amo alla follia i cappottini, se sono soprattutto dei cappottini anni 50 con le maniche a tre quarti, impazzisco. Ho 300 modelli di cappottini e li adoro, cioè se io vedo un cappottino appunto come piace a me, con la manica a tre quarti, anni 50, quindi leggermente stretto fino alla vita, leggermente più morbido sotto, impazzisco. Devo assolutamente averlo, perché è la cosa in assoluto che mi piace di più di tutti. Potrei vivere solo di cappottini. Io li amo. La domanda 3. Una cosa che non sapete di me. Ci sono tante cose che voi non sapete di me. Quella più eclatante, diciamo, è che io sono riccia. Cioè, voi mi vedete sempre con il cappello liscio, il cappello stirato, ma io sono veramente riccia. Ho questa montagna in forme di ricci, questo riccio selvaggio che ogni settimana stiro, vado dal parrucchiere, perché io non so assolutamente tenere in mano né un phon né una spazzola, perché essendo sempre stata riccia, con i miei capelli puoi farci poco, cioè li lavi, li lasci asciugare da soli e basta, perché decidono loro, cioè la tua vita è condizionata da loro, ma non tu, non sei tu che condizioni i capelli, ma sono i capelli che condizionano te. Quindi l'unico modo è quello di andare dal parrucchiere, perché appunto non so né tenere in mano una spazzola né tenere in mano un phon. Solo la piastra so usare, quando però sono già lisciati, perché se no neanche quello. Poi 4. Una cosa che vorrei fare prima di morire. Sicuramente vorrei sposarmi, sicuramente vorrei avere tanti bambini e sicuramente vorrei vivere una vita felice. Queste, diciamo, che sono le cose principali che vorrei. Se andiamo invece sul pratico, ci sono 3 desideri che ho fin da bambina. Il primo era quello di imparare a praticare la danza del ventre, e ho fatto un corso, quindi mi sono tolta l'ospizio. Il secondo è quello di imparare a suonare l'arpa, che è sempre stato veramente da bambina. Io vedevo queste arpe giganti, queste signorine vestite con questi abiti di velo stupende, che suonavano l'arpa, che muovevano queste dita in una maniera così armoniosa, con questo suono celestiale che mi ha sempre affascinato, quindi un mio desiderio è quello di imparare a suonare l'arpa. Il terzo riguarda sempre le mani, è imparare il linguaggio dei segni. Non so per quale motivo, ma ho sempre, fin da bambina, ho sempre desiderato sapere comunicare in questa maniera. L'uniche parole che so è buon compleanno, che se non sbaglio è felice nascita giorno, ecco. Queste cose qui base. Appunto un mio sogno era quello della danza del ventre, l'arpa e il linguaggio dei segni. Spero, uno l'ho realizzato, spero di riuscire a realizzare anche gli altri 2. Poi 5. Qual è un cibo senza il quale non potresti vivere? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è il mango. Io adoro il mango, il profumo, il sapore, la consistenza
sui denti. Lo amo alla follia. Qual è il tuo motto? Il mio motto è Dio vede e provvede. Non sono una persona vendicativa, non mi interessa far pagare alle persone quello che magari io ho subito. Sono convinta che Dio vede e provvede. Dio provvederà in qualche modo a restituire alle persone che si comportano male quello che hanno fatto. Ne sono convinta e vorrei continuare a credere che sarà così, che non è compito mio quello di giudicare una persona, quindi ci sarà sicuramente qualcuno più in alto di noi che giudicherà e le punirà forse per quello di male che hanno fatto. Cosa ti piace e non ti piace di YouTube? Mi piace perché ho imparato tantissime cose, ho scoperto tantissime cose, ho conosciuto delle persone deliziose che non avrei mai conosciuto al di fuori perché non avrei mai avuto l'occasione di conoscere queste persone così stupende. Ricevo tantissimi messaggi di persone alle quali tengo molta compagnia, che si divertono per le stupidaggini che dico, che amano vedere Carolina, che mi riempiono il cuore di gioia quando ricevo dei loro messaggi e dei loro complimenti. Cosa non mi piace? Non mi piace perché il mio conto in banca mi ha risentito tantissimo, perché prima di vedere e fare video su YouTube non spendevo così tanto in cosmetici, spendevo magari gli stessi soldi per comprarmi altre cose, adesso invece è più improntato sui cosmetici, che da un lato va meglio, perché sicuramente un rossetto costa di meno di una borsa, però non va bene. L'altra cosa che non mi piace è se un video non vi piace. Per quale motivo uno deve star lì a commentare, a criticare? Se io guardo una persona che non mi piace, né la critico né la commento negativamente, non capisco per quale motivo certe persone si accaniscano a guardare dei video solo per star lì a criticare e a commentare. Non li guardo, cioè io posso arrivare a commentare una persona solo se magari sta dicendo una castroneria. Che ne so, dice il sole è verde. Allora ti dico, no, cara, guarda che il sole non è verde, il sole è giallo, rosso, arancione. Allora sì, posso andare a commentare, diciamo, negativamente un video. Ma se quella persona non mi piace, perché devo subire questa persona, devo guardarmela per poi commentarla o criticarla? Faccio altro, no? Oppure un'altra cosa non mi piace è che ci sono certe persone su YouTube che possono fare tutto e dire tutto. Altre invece no. Oppure, fino a quella persona non dice una cosa, gli altri. Nel senso, quello che dice quella persona è legge, tutto il resto è noia. Comunque, ci sono tante cose che mi piacciono e non mi piacciono. Dovrei fare un video solo su quello, ma magari un giorno lo farò anche. Poi, qual è la canzone che ascolti di più? Allora, diciamo che io e la musica siamo due mondi opposti, nel senso che non ho mai vissuto di musica, non ascolto mai la musica, anche quando sono in macchina non ascolto musica, quindi non ho una conoscenza musicale ampia e forse per quello qualcuno lassù mi ha punito dandomi un fidanzato invece espertissimo di musica. Forse anche per quello è giusto. E la musica invece che io amo alla follia, che in certi momenti sento proprio il bisogno di sentire, è Maria Callas. Lo so, magari alcuni di voi non sanno neanche chi, magari tra le ragazze più giovani, magari non conoscono neanche questo nome, però dico che Maria Callas è una dea. Cantava in una maniera celestiale. Quando lei canta Casta Diva, a me vengono i brividi. Vorrei sentire Casta Diva oppure la voce di Maria Callas tutta la vita come sottofondo nell'orecchio. Se potessi esaudire un sogno vero,
Cioè, tipo, che sogno vorresti realizzare? Un sogno ovviamente che non può essere realizzato. Vorrei assistere dal vivo a un'interpretazione di Maria Callas. Ecco, quello è un sogno. Lei non c'è più, quindi è impossibile da realizzare, però quello sarebbe un grandissimo sogno, vedere Maria Callas dal vivo esibirsi. Ecco lì, veramente, cosa da fare prima di morire, ecco, potrei sentire lei che canta dal vivo così, a 2 metri da me. Ecco, lì veramente avrei esaudito uno dei miei sogni più grandi. Però ripeto, Maria Callas non c'è più. Qual è lo stile con cui ti definiresti? Direi il mio, perché non ho uno stile, cioè non è che mi vesto, che ne so, in maniera classica, in maniera sportiva, punk, rock, pop, no. Io sono io mi vesto ogni giorno come mi sento. Oggi mi sento cowgirl, mi vesto con lo stivale da cowboy. Domani mi sento anni 50, appunto tiro fuori uno dei miei cappottini. Dopodomani mi sento sportiva, mi metto la tuta da ginnastica. Io ascolto molto il mio corpo, quello che il mio corpo mi chiede. Quindi se io oggi ho voglia di sentirmi sportiva, mi vesto sportiva. Se io oggi, che ne so, mi viene voglia di uova, mangio le uova, cioè ascolto molto quello che il mio corpo mi chiede e io rispondo esaudendo ogni desiderio che il mio corpo mi chiede. Vuole un rossetto in più e io sono costretta a regalargli un rossetto in più. Poi, qual è il tuo numero preferito? Il mio numero preferito, così se senza pensarci mi viene in mente l'otto. L'otto, il numero dell'infinito. Boh. Non lo so, mi viene in mente l'8, però se ripenso, che ne so, alla roulette il 29, oppure mi piace molto il 15 perché io sono nata il 15 ed è un numero che sta esattamente a metà, perché io sto esattamente al centro, cioè nella mia vita ci deve essere o bianco o nero. Io non voglio le vie di mezzo, quindi io divido esattamente quello che deve essere la vita, cioè o tutto o niente, non esiste il grigio, non esiste o dentro o fuori, io sono esattamente quello, cioè io sono l'ago della bilancia che dice o tutto o sei giù o sei su, non ho via di mezzo. Il tuo hobby? Bah, non saprei qual è il mio hobby, tutto e niente direi. Mi piace leggere, leggo tantissimo perché viaggiando molto, vivendo praticamente sull'Eurostar, leggo tantissimo. Il mio hobby è quello di informarmi su andare in profondità, sugli argomenti che mi interessano in quel periodo. Ne so, c'è stato il periodo che ero appassionata di archeologia, quindi leggevo solo i mappatoni, i mattoni. Di libri che appunto parlavano di archeologia, non i romanzi, cioè proprio i testi scientifici. Poi mi sono appassionata di fisica, quindi leggevo i testi di fisica dove capivo, cioè per leggere una pagina impiegavo tipo 3 ore per capire esattamente quello che diceva il testo. Poi appunto mi piace decorare con la foglia d'argento, mi piace decorare con i brillantini. Mi piace fare piccoli lavori in casa, che ne so, sistemare il rubinetto della cucina o la doccia, tante cose, tutto e niente direi il mio hobby. Due cose che mi fanno arrabbiare, allora detesto la maleducazione, le persone che non ti salutano, quelle che salgono in ascensore con te non ti guardano, quelle che ti incontrano in corridoio e non ti guardano. Io odio le persone che non salutano, odio la maleducazione, entri in un negozio, tutte queste cose io odio. Odio la follia chi non saluta e la maleducazione. L'altra cosa che odio è chi non sa fare il proprio mestiere. Io dico, perché fai il cameriere se non lo sai fare? Perché lavori alle poste se non lo sai fare? Perché fai il parrucchiere se non lo sai fare? Cioè,
chi pratica una professione senza saperlo fare nella maniera giusta. Cioè, mi ritrovo io a correggere delle persone che magari fanno quel lavoro da 10 anni, io non l'ho mai fatto e arrivo a fare delle cose meglio di loro e quindi mi fa arrabbiare questa cosa qui proprio, chi non sa fare la propria professione in maniera corretta. L'ultima domanda è: piccolo piacere, il tuo piacere proibito? Allora, il mio piacere proibito? No, piaceri proibiti. Quello di comprarmi delle borse che non potrei permettermi. Penso sia quello di comprarmi a volte delle borse che non potrei permettermi, ma che nonostante quello mi compro. Ecco, penso che quello sia il mio piacere proibito. Invece, eccolo qua, il mio musetto. L'altro mio piacere proibito, parliamo di culinaria, una cosa che adoro, che mi fa una gola pazzesca, è la crema di Lecce. La conoscete, sapete di cosa sto parlando. È un dolce, se non sbaglio, argentino, perché la prima volta l'ho mangiato in un ristorante argentino. La trovate anche al supermercato, si chiama proprio crema di Lecce ed è, in parole povere, noi la chiamiamo mou, ecco il gusto della mou. Ecco, io faccio le crepe, ci schiaffo dentro un barattolo, prima scaldo. Allora, aspettate che mi avvicino perché è un argomento interessante. Allora, faccio la crepe. Nel frattempo che la crepe sta cuocendo, io prendo il barattolo di vetro. Tolgo ovviamente il coperchio perché è in ferro, prendo il barattolo di vetro della crema di Lecce, ascolta Carolina, lo metto nel microonde, così si scioglie e quando è pronta la crepe io col cucchiaio, col coltello vado dentro il barattolo della crema di Lecce, schiaffo su la crepe, questi 8 kg di crema di Lecce, arrotolo tutto perché così la crema di Lecce si scioglie bene, si espande bene, non rimane un grumo. Arrotolo tutto e mi mangio tipo 45 crepe. La faccio anche con i pancake. Carolina no, lei non mi fa mangiare queste cose. Con questo è tutto, abbiamo risposto alle 13 domande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle!